Come le altre sere vi proponiamo una cosa, a me sta molto a cuore, perché abbiamo visto fino ad ora delle danze tutte con una valenza fortemente femminile, no? Chiaramente erano tutte donne, ma non solo, nei gesti, nei simboli, in tutto quello che facevano, quello che fanno le danzatrici, c'è qualche cosa che ci ricorda qualche divinità antica, sicuramente femminile, questa dea di cui si parla. Questa dea che è sempre presente, questa dea che ha i mille nomi, ma è sempre quella. C'è un poema che è il poema più antico del mondo, risulta essere il poema più antico del mondo, che non è Gilgamesh, ma è di 500 anni prima, cioè del 3000 avanti Cristo. Questo poema, che non conosce nessuno, è stato scritto da una sacerdotessa, Eduanna, ed era una sacerdotessa molto importante di Ur, quindi la città più importante della Sumeria, e questa sacerdotessa dedica questo suo poema, bellissimo, poetico, lunghissimo, alla sua dea, alla dea per la quale lei esercitava il suo sacerdozio. E quindi questo dobbiamo ricordarlo, il poema più antico del mondo è stato scritto da una donna per una dea. E quindi facciamo atmosfera. Sono stata mandata dal potere. E sono giunta per quelli che si riflettono in me. E sono stata trovata da coloro che mi hanno cercato. Guardatemi. Voi che riflettete su di me e voi ascoltatori, statemi a sentire, voi che mi stavate aspettando, prendetemi con voi e non allontanatemi dalla vostra vista. E non fate in modo che il vostro richiamo mi detesti, e nemmeno il vostro sentire. Ovunque voi siate, in qualunque tempo, non ignoratemi. State in guardia. Perché io sono la prima e l'ultima, sono l'onorata e la derisa, la meretrice e la santa, la moglie e la vergine. Sono la madre e la figlia, sono le membra di mia madre, sono la sterile dai molti figli. Sono colei il cui matrimonio è grandioso e non ho marito. Sono la levatrice e colei che non porta figli. Sono il conforto del mio stesso dolore mentre partorisco.
sono la sposa e lo sposo. E sono stata generata da mio marito. Sono la madre di mio padre e la sorella di mio marito. Ed egli è la mia progenie. Io sono il suono del mio nome. Ma io sono la compassionevole e la crudele. Stai in guardia, non odiare la mia obbedienza e non amare il mio sapermi controllare. Quando sono debole, non abbandonarmi e non temere il mio potere.